Allora, la Commissione europea oggi, come aveva anticipato la stampa, ha chiesto all'Italia di fare i compiti in casa. Cioè, i burocrati della Commissione europea hanno detto che dobbiamo, pensa che ideona, inventarci una nuova tassa, che è una tassa che già ci siamo inventati nel 1992, grazie a Amato, cioè la tassa sulla prima casa. Ovviamente la Commissione europea dice dovete rimettere la tassa sulla prima casa per i ricchi. Chi sono i ricchi secondo la Commissione europea? E la Commissione europea sa che in Italia c'è già una tassa sugli immobili, sa che prendiamo decine di miliardi di tasse sugli immobili in Italia, da imposte di registro e dall'IMU, per esempio, che continua a esserci per le seconde case, per i fabbricati. Abbiamo dovuto fare una legge perché non si facesse pagare l'IMU per gli imbullonati. Il concetto della tassa sugli immobili è un concetto di una tassa assurda, perché i burocrati europei ragionano appunto da burocrati, non si rendono conto che in Italia la casa, che il 70-80% degli italiani ha come primo suo risparmio, è per gli italiani un fondo pensione, cioè quello che sui libri di economia dovrebbe essere tutelato dalle imposte. Noi non avevamo i fondi pensione, che cosa avevamo? Avevamo un'alta tassazione sul reddito, che in Italia è anche superiore al 50%. Una volta che abbiamo fatto le nostre spese, ci è rimasto un 10% all'anno. Quel 10% all'anno l'abbiamo investito con dei mutui nelle case. Peraltro, quando paghiamo un mutuo su una seconda casa, paghiamo le tasse come se quella fosse tutta nostra. In realtà è in parte delle banche, ma questa è una delle questioni molto italiane, per cui gli interessi sui mutui sono detraibili molto meno che nel resto d'Europa, ma di questo i burocrati non parlo. La sostanza che voglio dire è, primo, perché l'Unione Europea deve chiedere a noi quali tasse mettere? Non siamo noi a decidere quali tasse mettere. Secondo, semmai in Italia bisogna ridurre le imposte, non aumentarle, e il gioco che aumentarle da una parte vuol dire ridurle dall'altra è una minchiata, come sempre sappiamo. Quando si aumentano le imposte restano aumentate. Diceva Maffeo Pantaleoni, che dovrebbe insegnare ai burocrati dell'Unione Europea, che nulla è più da imbecilli che richiedere l'aumento delle tasse. Non ci vuole grande esperienza, basta richiederlo, e sono perfettamente nella linea di Pantaleoni i burocrati europei. Seconda questione fondamentale. Quando si dice che si deve tassare la prima casa, si tassa per 2 volte lo stesso oggetto, esattamente come vi ho detto prima, perché noi le case come le compriamo? Con quello che ci è avanzato dai risparmi derivanti dal nostro lavoro. E siccome il nostro lavoro in Italia è tassato 2 volte più di quanto è tassato in tutto il resto d'Europa, noi non siamo soltanto cornuti quando ci tassano di più il lavoro, ma ci faranno anche tassare le case così che il nostro risparmio è tassato sia quando lo produciamo sia quando lo investiamo. Una roba da matti. Soltanto i burocrati europei che non pagano le tasse, che sono esenti, che gli pagano l'appartamento a Bruxelles, che hanno il passaporto diplomatico, o come la signora Lagarde. Come la signora Lagarde, che dice dovete aumentare le tasse e poi i suoi 500.000 euro all'anno del Fondo Monetario Internazionale sono fiscalmente esenti. Bene, in questo panorama in cui sono tutti bravi a fare i ragionamenti macroeconomici, gli individui, le persone, le abitudini, le strategie di un singolo paese non vengono conosciute. Uno ama l'Europa, può stare con la bandiera dell'Europa come fa Macron, può dire che sono populisti gli antieuropei, ma se l'unica proposta che deve arrivare dall'Europa per risolvere i problemi economici dell'Italia è rimettere una tassa sulle prime case e per di più sui ricchi. Chi sono i ricchi? Lo sanno i burocrati europei che già in Italia oggi chi ha una casa che è accatastata a 1, 8, 9, certo sono poche, paga la tassa sulla prima casa? Lo sanno i burocrati europei che sulle seconde case, che sono le casette di vacanza di molti italiani comprati negli anni 70 e 80, pagano le tasse sulla casa? Lo sanno i burocrati europei che chi ha un negozio e quindi produce reddito con quel negozio paga la tassa su quell'immobile? Lo sanno i burocrati europei che se io compro un terreno, lo rendo fabbricabile, in Italia ci vogliono 5 anni per poterci costruire, non 6 mesi come nel resto d'Europa, pago la tassa su quell'immobile, su quel fabbricato? Insomma, io non so come si possa ancora avere il coraggio di chiedere di mettere in Italia una tassa sulla prima casa. Soltanto un burocrate europeo che vuole la distruzione, non dell'Italia, ma dell'Europa e della sua credibilità, può ancora chiedere minchiate di questo tipo. Un saluto.